facciamo una pausa, come tutti hanno bisogno di una pausa per un certo punto, no? Camminato per ore e ore, adesso c'è una pausa. Non so se vi ricordate, ma l'anno scorso, adesso questo, il punto di ristoro sembra un padiglione, perché veramente, poi non lo so, avrò modo di condividere delle foto, però è allucinante. L'anno scorso a New York vi avevo fatto la pausa salutista, no? Però per par condicio credo sia giusto fare anche quella antisalutista, cioè è un diritto essere non salutisti, voglio dire, io lo sono, credo. Allora, qualcuno mi prendeva in giro perché cappuccino, giusto? Non si mischia con nient'altro, non è vero, non è vero, attenzione, non è vero, perché uno può fare un sorso di cappuccino, che poi era un caffè, ma ci hanno messo troppo latte, per cui è diventato un cappuccino. Ecco fatto. Vi darò la dimostrazione che è possibile. Prendere una patatina, eccola, patatina, è anche aromatizzata, boh, non lo so che cosa, non dovrei controllare. Crunch and break, fight for, non ti gusto, certo, vabbè, niente, non pensiamoci, non pensiamo al gusto. Bisogna mangiare senza leggere le istruzioni. Mangiamo la patatina. Buona. Dopodiché, per farla scendere giù, far finire in giro anche questo pseudo cappuccino, lo spritz. Allora, questa è stata colpa dei veneziani, perché una delle loro abitudini è andare per Bacari, che sono poi i letteratori, baretti un po' non sofisticati, mettiamola così, usiamo un eufemismo, dove dovrebbero dare dei cicchetti, si dice, no? Sono degli stuzzichini a base di pesce, io non li ho trovati ancora, però andrò alla ricerca di questi posti. Ok, però per loro lo spritz è all'ordine del giorno, cioè tutti i posti dove vai, tra l'altro te lo fanno pagare anche poco, e quindi da lo spritz, la patatina, cappuccino, patatina, spritz, buonissimo. Ne parlerò con qualche chef, perché secondo me questa diventerà la ricetta dell'anno. Ciao.